Buongiorno amici, come vedete adesso sono io alla guida, questa cosa qui rende un po' fastidiosa Luca e Fabio, no non penso, che perché voglio provare questa macchina, provare la lebbrezza. Prima con Fabio veramente sono rimasto un po' a bocca aperta perché le prestazioni del motore, ma soprattutto della tenuta, il comfort, se vogliamo, sembriamo di essere, cioè, come dire, un divano che va velocissimo, un salotto sportivo, come diceva il Guido Meda, tutti i piedi sul divano, e noi qua ci stiamo seduti. Però non ridere Fabio, perché sennò viene mossa. Allora, noi partiamo in modo veramente normale. Allora, ok, allora questo momento adesso è il modello automatico, però insomma sportivo, però già sportivo devi premere qua e va sempre in automatico, però certo, okay. È modalità sportivo, allora, automatico, visto che io amo molto lo sport, lo posso fare mentre andiamo, assolutamente sì, vai di sport, okay, vai di sport. E allora noi cominciamo adesso a darci un po' di gas, così Fabio, visto che lui rideva quando dava il gas perché io ero preoccupato, facciamo preoccupare Fabio. Adesso vai, possiamo, sentite la progressione di questo motore, mamma mia, è impressionante, da 0 a 100, cioè non è, se tu chiudi gli occhi un attimo, batti gli occhi, quando li riapri sei oltre i 100. È veramente molto sicura questa macchina, veramente, anche in curva, nonostante c'è un fondo che non è dei migliori, cioè riusciamo a mantenerla proprio dritta, sempre sui binari. Guarda che ci sta riprendendo Fabio, che è il pilota, che sta soffrendo, perché dice, cioè lui soffre, un pilota soffre, perché quando vede uno handicappato che guida una macchina così, dice, ma perché? Ma perché devo guardare queste cose? Sentite che roba. Questa è un'auto da 410 cavalli, quindi io non ce l'ho perché vivo in un monolocale, quindi non saprei neanche dove mettere tutti questi cavalli. In sicurezza. Questo Maserati l'ha fatto con questa Ghibli S, che può essere grande. Sono quasi lo speaker radiofonico. Per me sei tagliato per questo lavoro. Sei tagliato. Quindi quando dovrete fare dei video test, io ci sono. Naturalmente. Assolutamente. Non mi chiedete di fare cose strane, perché io so solo parlare, non vabbè, guidare, scusa. Mamma mia, è veramente fantastica. Io invito a tutti voi, quelli che vedranno poi questo video, tra l'altro che poi ne parlerò in radio, che ho provato questa fantastica Maserati, io vi invito tutti voi a fare un test drive, a fare venite, una prova, venite a provarla. Dove Rosso la possono Corsa. Trovare Luca? Da Rosso Corsa, potete venire a Brescia, Rosso Corsa, ed è all'uscita del casello di Brescia Centro, o altrimenti a Milano, siamo sempre appunto noi, sempre a Rosso Corsa, certo. Tra l'altro Milano è Studio Più, è molto ascoltata, quindi vi aspettiamo assolutamente per un test drive.